Play. Ciao a tutti, squali e pesciolini, sono Mami di Dito di Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo nono episodio di Hulk Pokémon Evolved. Come ben sapete, per chi non lo sa lo saprà, Hulk Pokémon Evolved è la serie che esce il venerdì su questo canale, sul canale dell'Italian Sharks, dove ho preso fisicamente i Pokémon uno per uno, orecchio per orecchio, e li ho messi dentro Hulk Survival Evolved. Quindi è una mod di Hulk Survival Evolved e il venerdì ci divertiamo ad andare a catturarli tutti, visto che io senza i Pokémon e voi senza i Pokémon non sapete stare. Detto questo, vi ricordo, per chi non lo sapesse, che in questa serie ogni Pokémon che catturo io lancio un hashtag. Il primo che scrive quell'hashtag nei commenti entra fisicamente nella serie e prende appunto il posto di quel Pokémon con il suo nome, o se vuole cambiare il suo nome, quindi dare un nome leggermente diverso al posto del suo, lo può specificare nello stesso commento. Per l'appunto, nello scorso episodio, con l'hashtag cane bastardo, Ci devo pensare di più la prossima volta che assegno gli hashtag, perché sembrano gli insulti a me. In ogni caso, con l'hashtag cane bastardo ha vinto il Pokémon Ninetales Davide Buccella. Complimenti Davide, sei entrato nella serie. Mentre per quanto riguarda Garchomp, che lo so, avete visto che è morto, però nel frattempo offline l'ho ricatturato, nell'episodio precedente Hassan Carroma ha scritto gigante buono, ma che bello, sei entrato anche tu nella serie. Sto gigante inutile qua. Mi dispiace Hassan, lo so, sei diventato enorme, sei diventato Garchomp, magari il tuo Pokémon preferito, ma in questa mod è abbastanza inutile. E poi Zoroark, mea culpa, non avevo assegnato un hashtag, per cui, visto che è stato un mio errore, anche se EntityTube non ha scritto un hashtag, perché non ce n'era, però ha chiesto di diventare Zoroark, l'ho accontentato e l'ho fatto diventare Zoroark. Quindi, ricapitolando, noi abbiamo Ender Joe, Valdifiem, come si chiama, Yoido e Nicole Fiorin hanno cambiato un attimo le loro apparenze, sono diventati due Charmander perché erano un attimino morti. Poi ci abbiamo Marco Viselli, Crescenzo Gadaleta che sta morendo male. Chi cazzo è che fa rumore? Ok, e Samu 23. Quindi la squadra è un attimo al completo e Ercula se ne va in giro con i pistoloni giganteschi. Ma vabbè. Ok, quindi ricapitolando, obiettivo di quest'oggi: catturare tutte le evoluzioni che riesco a trovare di Eevee. Quindi io quelle che attualmente so certamente le ho viste che ci stanno nel gioco sono Vaporeon e Umbreon, oltre a Leafeon che abbiamo già. Per quanto riguarda Jolteon e Flareon non sono proprio sicuro se ci siano, mi sa di averlo visto un Flareon, però sì, dalle parti dei T-Rex brutti. Oh mio Dio. E Jolteon non l'ho mai visto, quindi non ho idea. Comunque devo veramente fare i complimenti agli sviluppatori di questa mod, perché stanno aggiungendo una marea di Pokémon, tipo hanno aggiunto Farfetch. Ma quanto è bello, magari sarà inutile, però è troppo figo. Hanno aggiunto anche un sacco di Pokémon leggendari. Infatti, Squirtle, vieni qui! Dove cazzo stai? Ma qua... Sei microscopito, microscopito. Squirtle, allora, senta, venga qui, io le do un attimo qualche colpettino, visto che ci siamo, veloce, catturiamo Squirtle. Ok, cioè mi sta... Ehi, Squirtle! Ok, sta dormendo il nostro Squirtle. Vabbè, catturiamoci uno Squirtle, va! Ed eccolo qui, è stato molto semplice catturare il suo Squirtle di livello 1. Lascio a voi il compito, insomma, di assegnargli il nome. Questa volta mi scrivete nei commenti hashtag acquabagnata, hashtag acquabagnata. Il primo che scrive questo hashtag diventa Squirtle. Vieni Squirtle, ma quanto sei carino, abbiamo tutti gli starter ora, ma che bello. Ho visto un Bellsprout, parto che mi servono i gettoni lì. Arrivo subito, Sta minchia, un bel sprout di livello 220. Ma porca di quella paletta porca. Cioè, ci metterò un anno e tre quarti di secoli a catturare. Vieni qua, maledetto brutto ceffo. Se ciao. Vabbè. Signori, benvenuti al nuovo film di The Ring, un film horror in cui gente strana, che cazzo gli succede a sta merda qui? Che cosa ti sta succedendo? Perché sei così... Ti sei bloccato improvvisamente. Selfie per il nostro amico. Incredibile, il Bellsprout di livello 220 è stramorto. Oh mio Dio, ce l'ho fatta. Chissà quanta Prime Meat mi darà. Ce l'ho fatta. Oh mio Dio. Solo 6, ma che schifo. Ma vai a cagare ammazzato. Ok,
Cari squali e pesciolini, siamo pronti per andare a catturare il primo. Visto che è notte, io andrei a catturare l'Umbreon. L'Umbreon l'ho visto da queste parti, però da queste parti ho trovato anche l'altro Ninetales, che non sarebbe male catturarlo. Anche perché un... sì... oh mio Dio, ma ci sono un po' tro... che cazzo, la festa dei Ninetales sta qui. Ma dannazione. Guarda, aspetta un attimo, vado a vedere un attimo di che livelli sono, se no me ne scappo alla velocità della luce. Vediamo un po'. Ah! Oh cazzo merda! Oh maledettissima stronza! Oh maledettissimo bastardo schifoso! Morisce! Ok, c'è morto male. Va a cagare. Ok, ok. Ora quel Ninetales di che cazzo di livello è? Potrei catturarlo. Potrei catturarlo e stai buono. Stai... eccolo. Dannazione. Ninetales di livello... oh cavolo, cacchio, scappa, no, scappa, troppi Ninetales, troppissimi, dannazione, non posso scappare verso la mia casa, perché questi mi fottono alla grande. Sì, aspetta, c'ho la trappola vicino casa, sì, ti porto lì. Ah cazzo, mi seguono, sono due, no, non li posso, no, questa è una situazione veramente di merda, ok, sulla trappola, no. Ok, se ne sono andati. Però sono troppo vicini a casa, ragazzi. Dovrei mettere un paio di minchia, ma... ok, uno se n'è andato a farsi fottere. L'altro pure. Ok. Ma io c'ho lì c'è un'altra trappola. Quindi potrei portarli con me fino alle due trappole. Interessante la cosa. Devo far... sì, ma io mi devo far ricaricare prima la vita di questo. Attenzione, posso farmi l'esercito di Ninetales, però non devo perdere quello che ho. Se avessi un dannato binocolo, potrei vedere il loro livello e attaccare, diciamo, solo quello del livello migliore. Aspetta, ora uno è distratto che sta combattendo contro il Bulbasaur, quindi posso attirare l'altro. Vieni con me, vieni con me. Vieni, mi hai visto, vero? No, non mi ha visto. Ah, ma non mi rompono il cazzo, perché loro non attaccano gli altri Ninetales. Il cazzo! Ma porca della miseria che faccio le previsioni di merda! Vieni qua, vieni bello, vieni. Vieni, bloccati. Il cazzo ti sei bloccato. Ok. Ok, mi fai malissimo. Ok. Vieni qua, vieni qua. Dove sta? Dove sta? Addormentati, maledetto stronzo. Come cavolo l'ho catturato l'altro Ninetales? Vieni qui, stronzo maledetto. Vieni qua, maledettissimo feccia della società. Dove te ne scappi? Dove te ne scappi che devi essere mio? Vieni qui, maledetto. Mi stavi per ammazzare il mio di Ninetales. Quindi ora te ce muori. Hai capito? Te ce muori. Ok, bloccati per favore. Gentili... no! Boh! Ma corca! Ok, si è bloccato la grande. No! È scappato di nuovo! Maledettissimo stronzo! Vieni qua, vieni qua. Ok, dorme, dorme, dorme. Ho trovato pure Umbreon. Ma guarda che culo! Ma guarda che culo! Scusi, signor Zoroark, che cazzo vuole lei di qua? Cioè, io sto addomesticando il mio Pokémon e lei che minchia vuole? Mi sono pure bloccato nella roccia, maledizione maledetta, maledettissima schifosa. Ok, cioè, no, sono bloccato nel Ninetales, che è peggio. Meno male che c'avevo un po' di carne, cioè, ma io non ci posso credere, ma come faccio a bloccarmi nel Ninetales? Guardate, sono bloccato, ma no... cioè, addomesticati gentilmente, utilizziamo il vecchio buon metodo del cazzotto in faccia per l'addomesticamento. Ok, il Ninetales l'ho preso. Chi cacchio mi sta attaccando, scusate? Nessuno. Ok, ho preso il Ninetales. Ovviamente, hashtag cane bianco. Hashtag cane bianco per diventare il nuovo Ninetales, ragazzi. Allora, ti devo un attimo mettere in passivo, perché sennò tu mi rompi il cazzo che non, come se non ci fosse un domani. Però mi devi seguire. Ok, benissimo, benissimo. Ora, il mio obiettivo è prendere questo bel Umbreon. Livello 22, non è una cosa così impossibile. Ce la possiamo fare, vero? Aspetta, però, scusami, tu c'hai una capsula che è mia. No, te la sei bevuta, è vero, l'abbiamo usata. Va bene, prendiamo l'Umbreon. Allora, teoricamente contro l'Umbreon mi dovrebbe funzionare la bola per immobilizzarlo. Però avrei bisogno di frecce, non si sa mai, di frecce. Dove cazzo stai finito? Vieni qua,
Scusa, signor Umbreon, però lei non mi deve rompere le palle. Controlliamo un attimo che i miei Pokémon stanno in passivo. Sì, allora, venga qui. Venga qui. Venga qui, si faccia mirare in faccia. Ok, non funziona. Come non detto, ma porca di quella porca. Mi sta distruggendo il mondo. Io non so dove minchia sto, per cui non devo assolutamente morire. Te pareva che non beccavo... non beccavo il Ninetales bloccato? Ok, ok, mi segua. Mi segua, mi segua, mi segua, mi segua, mi segua. Devo andare via di qua, alla velocità della luce. Scusa, Ninetales. Si può muovere gentilmente, grazie. Dobbiamo andare via, un attimo di corsa. E io come minchia scendo di qua? Vola, Ninetales, vola! Non dovrebbero esserci piranha da ste parti, vero? Che cosa sono? Ah, sono uova, pensavo fossero degli Psyduck. No, ecco, ci sono i piranha che scassano la minchia. Eccoli, guarda, guarda lì che stronzi. Senti, però, se io guidassi il Ninetales, quello più forte, mi sentirei un attimo più tranquillo. Ok, potrei anche pensare di uccidere un bel Bellsprout. Con entrambi i Ninetales dovrebbe essere semplice. Dai, neutral, neutral. No, manco per sto cavolo. Va bene, torniamo a casa, mi devo riparare l'armatura, dannazione. Come non detto che mi muore il Ninetales contro il Bulbasaur? Ma me ne muoiono due! Ma state scherzando? Ma quanto cazzo è dopato quel Bulbasaur? Ma guarda! Ma io non ci posso credere! Ma perché ci stanno i Bulbasaur così dopati? Ma siete impazziti! Ma che cazzo gli date da mangiare a sti pezzi di cacca? Sono degli erbivori di merda! Ma guardalo che arriva! Il Bulbasaur killer! Aiuto! Aiuto, signori, non posso morire contro il Bulbasaur! Ma è una cosa impossibile! Ma porca di quella miseria lurida schifosa! Ok, siamo nella solita nostra radura. In pratica, tu che quanta vita c'hai messo? No! Cazzo! No! Le sabbie mobili no! No! Ma vaffanculo, ma guarda te! Dai, vieni qui per piacere, avvicinati. Vieni qui. Ma porca, ma perché le sabbie mobili? Pure le sabbie mobili. Ah, Ark, io ti odio. Io però non capisco una cazzo di cosa. Perché io nelle sabbie mobili a fondo i Pokémon no? Boh, cioè, perché a me mi bloccano le sabbie mobili e ai Pokémon no? Non lo sappiamo e non lo... Guarda, guarda, guarda che c'è a fondo. Ma è un bug. Che cazzo stai facendo, Ercula? Ma porca di quella zozza schifo... Ma guarda! Secondo me è un bug, ragazzi, non ci posso credere. No, non è possibile che reali... Ok, squali e pesciolini, dopo aver riavviato Ark, aver fatto impallare il computer 854 milioni di volte, siamo tornati quelli qui tranquilli per provare a catturare il nostro, la nostra evoluzione di Eevee. Allora, lì ci dovrebbe essere il Nidoking, quello bastardo. Che spero non venga da ste parti, sennò io sono fottutissimo fottuto. Io provo a parcheggiare il Ninetales qua e proviamo a vedere cosa succede se attiro Umbreon da ste parti. Vediamo. Ma tu che per caso ti... No, non ti fermi. Ah, ok, tu mi segui. Tu sei di livello però un po' troppo alto per i miei gusti, Umbreon. No, 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 facciamo una cosa molto più semplice, va? Se no, qua ci finiamo malissimo. Ok, questo Vaporeon di livello 121 lo eviterei come la morte. Tu di che livello sei? 39. Tu di che livello? 28. Oh, Umbreon di livello 28, però non si bloccano sulle trappole. Quindi potrebbe essere un a big problem. Very big problem. Ok, allora... Io me ne scappo verso quella zona lì perché così posso un attimino bloccarli e mi tolgo da tutti sti Nidoking qua, da sta gente strana, brutta. Però aspetta un attimo, se io salgo qui sopra... dove... Caspita sei, vieni qua. Senti, ma che ne dici di stare un attimino fermo? Ok, tu non mi attacchi, vero? No. Però non vorrei che se li attacco l'amico Umbreon, questi mi attaccano tutti. Vabbè, io voglio salire qui sopra, come si fa? Ok, parte l'addomesticamento, proviamoci. Ok, è partito. È partito. Ok, via! Via! Via, 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 via. Via! Beh, ragazzi, piazza la freccia e scappa. Giochiamo a sto gioco. Cazzarolina, cazzaroletta. Dove stai? Ok. Piazza la freccia e scappa. Vai, corri bello. Corri. Corri bellissimo.
Corri, bello de zio. Però scusate, se io piazzo la freccia e scappo. Oh! Io faccio ancora prima così. Hop! Hop! Ecco, il cazzo faccio prima. Hop! Corri verso Ninetales, che ci sto morendo malissimo. Corri, 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 corri. Oh! Ma così gli do tanto di... Sì, però me lo posso portare dove cavolo voglio io a sto punto. Vieni, Ninetales, abbiamo da fare un servizio insieme. Vieni com'è. Vieni. Dov'è? Vieni, 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 bello, vieni. Vieni, bello, vieni. Sì, 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 vieni com'è. Andiamo in una zona un pochino più tranquilla un attimino. Però potrei anche fare una cosa del genere, sì. Io me ne scappo, poi salgo sul Ninetales e gli sparo le frecce. Dove sta? Eccolo. Oh, cacchio! Via! Via! Corri! Corri! Sì! Bella questa strategia, mi piace. Prendo... no, cazzo, lì c'è un Ninetales alla fine. Vieni qua. Oh, cacchio. Via. Fanculizzati. Ho visto il Ninetales, vero? Sì. Sì. Facciamo un giro largo, per favore. Grazie. Ma molto... C'è il Nidoking, dannazione. Ma che merda. Che merda di posto che ho scelto. Che merda di posto. Ok, esce qualcuno dalla cespugliaglia. Ok, Umbreon è qui. E sembra che non mi voglia più fare troppo male, eh. Sembra. Però io non è che mi fido tanto degli Umbreon, insomma, perché attaccava malissimo. Via. Senti, ma almeno te ne puoi venire in un posto dove cazzo ti vedo. Che caspita. Allora, a te le bolla non fanno una beneamata sega. Tu però dovresti addormentarti. Se ti riesco a sparare una freccia in faccia. Eccoti qua. No. Magari te le... Ah! Porca di quella luridissima schifosa! Vieni qua, dove sei? Ah, minchia, proprio l'ho sparata questa. È l'ultima freccia che... Ti stavo sparando l'ultima. Ti stai per addomesticare? Dove cazzo sei scappato? Vieni qua. Vieni qua e dormi. Maledetto. Maledetto. Dormi? Dove stai? Dorme? Sì, unconscious. Sì, sì, sì. Ok, ora dobbiamo solo fare in modo che nessun brutto ceffo ci venga a rompere le palle. Allora, mi serve la Prime Meat. Ma dannazione, ci ho venuto un po', però alla fine non voglio ancora cantare vittoria, eh. Però l'Umbreon siamo riusciti almeno a stenderlo. Già un'ottima cosa, lì c'è l'altro Ninetales. Attento. Ma ci sono due Umbreon. Ho capito. Ci sono due Umbreon. Vabbè, io ne piglio uno. A me uno mi basta. Ci vediamo alla fine dell'addomesticamento. Cazzo, 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 cazzo. C'è il Ninetales che mi ha preso sotto di brutto. No, mi spacca il culo così. No, 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 no. Ma perché Ark mi deve rompere i coglioni? Guarda, mi sto tirando dietro i peggio Ninetales. Ma guarda te, guarda. Ma dove cazzo sono finito? Forse si sono fermati. Ok, spero di poterci tornare nella mia zona, evitando ben bene tutti i Ninetales. Spero di riuscire a riconoscere la zona innanzitutto. Sì, stanno attaccando altra gente. Meno male che i Ninetales sono parecchio aggressivi. Ah, maledetto Ark. Uffa. Scusatemi, potete un attimo ignorare? Ignoratemi, per favore. Ignoratemi, io devo andare a prendere solo il mio Umbreon, che era da queste parti nella boscaglia. Sì, se lo trovo. Trovato! Ho trovato l'Umbreon. Sì, però scusate un attimo. Potete togliermi un po' di sta merda, gentilmente, visto che non vedo una benamata ceppa, dannazione. C'è un cazzo di Pokémon sto catturando. E giù di lì, ecco, l'abbiamo preso. Oh, si può cavalcare. Che cacchio mi sta succedendo? Vabbè, senti, Umbreon. Senti a me. Allora, seguimi. Ah, cazzo! Cazzo! Via! Porca di quella lurida schifosa! Vieni via, Umbreon! Vieni via! Non starai mica attaccando, vero? Sta attaccando! Ma sta attaccando! Ma maledetto! No! 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 Maledizione! Il pezzo... Bellissima questa cosa! Grande Umbreon! Distraimi il Nidoking selvatico, grazie! Che io lo massacro di botte in questo modo! E... Vai a cagare, pezzo di una cacca schifosa! Tu mettiti subito in passivo! Ma perché?
Perché? Io chiedo, perché Ark? Perché neutrale? No, passivo. Vieni con me e fatti i cazzi tuoi. Questo seppure riempito di merda a distruggere gli alberi. Ark, ti odio. Ma per caso vedo un Ninetales bloccato? No, Mario, Mamid, non fare il pirla. Mamid, non fare il pirla. No, non attaccare il Ninetales bloccato. No, Mamid, no, no, perché tanto quello si sblocca, lo sai. Perché c'ho due Umbreon? Si sono sdoppiati. Ma guarda là i Ninetales che stanno con me. No, Mamid, hai visto che si sbloccava? Vai, Ninetales. Oh, cazzo! Via! Via, via, via Umbreon, via, 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 via. Maledetto Nidoking, io ti ammazzo la famiglia, ma che rompi coglioni, che rompi coglioni. Mi sta uccidendo l'Umbreon. No, no. Oh, no, e dai. Nidoking livello 190, ma state scherzando, ma io non ci posso credere. Ma che cazzo di ragionamenti sono questi? Ah, ma porca... Ma guarda quanto mi fa male! No, vabbè, non ci posso credere. Che cazzo, come l'altro episodio di Ark normale, che catturo i Pokémon, poi arriva l'alfa della minchia, del Carnotauro, e mi uccide tutti. Ma vaffanculo. Ma che pezzi di merda. Vabbè, ragazzi, è finita male, 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 anche in questo video, e non ci posso fare niente, perché io volevo semplicemente l'Umbreon. Almeno mi dai la sua carne. Grazie. Ah! Cacchio, 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 cacchio. Ma fa malissimo, ma fa malissimo. Ma che pezzo di merda caccosa. Oh, ma guarda te. Ma non ci posso credere. Ti faccio bloccare su una cazzo di come si chiama, di trappola. Il problema è che tu duri poco sulle trappole. Dove sta? L'ho seminato. Va bene ragazzi, purtroppo l'episodio è non è fallito ancora niente. Zitti tutti, c'ho l'Umbreon vicino casa. L'unico problema è che è di livello 76. Sarà dura addomesticarlo. Se riesco a trovarlo, però. Sarà molto dura perché io ho l'armatura pure mezza distrutta? No, potrebbe resistere un pochino, non tanto. Ci finisco male, però ci proviamo. Dove sta? Dove stai, Umbreon? Che benché mi vada, mi ritrovo un Umbreon di livello 76. Oh cacchio, corri, 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 come se non ci fosse un domani. Veniamo fuori da sta boscaglia di merda. Via, via, corri, corri. Se tengo bene la tattica potrebbe funzionare. Oh cacchio, no, i colpi non me li devo prendere perché sennò non funziona la tattica, cazzo di merda, eh. Però dovrei essere un attimino più veloce a mirare, dannazione mami, sei quanto sei smircio a mirare. Oh cacchio, vedi, poi mi tiro pure le frecce a minchia e sono proprio un pirla. Sta scappando, non nell'acqua, non nell'acqua, non nell'acqua. Allora, senti a me. Senti a me. Senti lo zio Mamid. Allora, sì, Umbreon. Ok a scappare, però fuori dall'acqua. Fuori di qua. Vieni qui. Vieni qui. Addormentati fuori dall'acqua. Più sei fuori dall'acqua, più sono contento. Sì, vai in quella zona. Bravo. Senza tirare gli altri ivi, però. Che cazzo ho sparato. Ok. Vieni qua. Dormici. Dannazione. Corri. Corri. Corri! No, in mezzo ai Bellsprout! Vieni qua, maledetto, maledetto! Ma guardate la fatica! No! No! No qua! Non di qua! Non di qua! Vai, vai sulla spiaggia! Vai sulla spiaggia! E vai sulla spiaggia! Ma guardate! Ma cosa mi ci... Si è addormentato nell'acqua! Ma che due coglioni, mostrano pure i pesci di merda! Ma guarda te, guarda se io devo fare pure sta... Ma guarda te! Allora, in qualche modo non so neanche io come, mi sono portato Davide Buccella qui, ho fatto strage di pesci e sto dando la Primate al mio Umbreon, sperando che non funziona come in arco normale che l'Umbreon mi affoga, perché se mi affoga l'Umbreon sono un attimo fottuto. E magari ho perso solo tempo, carne, eccetera. Però non fa niente, ci proviamo comunque. Toh, beccati un po' più di carne, visto che non ne ho tantissima proprio. E mi serve tanta Primate. Io gli do tutta quella che ho. Alla fine un Umbreon di livello 76 non dovrebbe essere per niente male. Toh, beccati pure questa. Io qua altra carne ce l'ho, quindi ti do tutta quella che ho. E addomesticati veloce, senza morire.
perché ti ho fatto la strage qua dei pesci, pezzi di merda. Ok, la carne dovresti avercene sufficienza. Dai, tra poco dovremmo avere il secondo Umbreon, però purtroppo uno solo addomesticabile. Ok, è vivo, non è morto. Sì, sì, sì. E abbiamo Umbreon di livello 91. Signori, attenzione, io ora chiudo il video perché non mi ha fatto più un cazzo. Non voglio fare più minchiate, anzi non mi muovo manco più di qua. Mettetevi tutti in passivo. Toglietevi, anzi, spostatevi un attimo da qui, va? Vieni qua, vieni, bello. Ragazzi, se volete diventare Umbreon, scrivete la hashtag ladro della notte. Hashtag ladro della notte e diventerete l'Umbreon nel prossimo episodio. Detto questo, io vi ringrazio di aver visto il video fin qui. Se siete arrivati fin qui, scrivete nei commenti hashtag sfiga maledetta, hashtag sfiga maledetta, e vi saluto. Vi ricordo, lasciate un like, commentate e condividete per sostenere me, il canale, la serie, il video e tutte cose. Ci vediamo nel prossimo episodio. Un saluto Sharksian a tutti. Ciao.